ho bisogno di alcune informazioni rapide. Ah, dimmi pure. Allora, io faccio sport, quindi un'alimentazione a me dedicata considera che faccio sport circa 3-4 volte a settimana. Allora, che cosa devo mangiare? Quanti pasti devo fare? Spuntini? Come devo organizzarmi? Allora, ovviamente se vogliamo elaborare un piano personalizzato ho bisogno di diverse informazioni. Mm-hmm. Innanzitutto possiamo procedere alla visita con i parametri antropometrici, il peso, l'altezza, la composizione corporea, la massa muscolare. In più io userei su di te questo strumento che è l'halter metabolico. Questo è un braccialetto che si tiene al braccio per tutta la settimana e permette di valutare il tuo dispendio energetico, quindi le calorie che consumi proprio durante l'attività fisica, in modo tale da darti poi un piano alimentare personalizzato. Bene, ma se volessimo fare una delle nostre puntate oggi, magari ci dedichiamo proprio all'alimentazione per uno sportivo. Perché hai qualche amico, un tuo conoscente, un parente da cui possiamo andare? Io ho mio cognato che fa molto sport, in effetti possiamo chiedere di andare a casa sua. Vediamo se lui ora può. Vediamo se è disponibile. Pronto? Ehi Francesco, ciao, senti, siamo con Teledeon, stiamo organizzando una puntata circa l'alimentazione dello sportivo. Possiamo venire a casa tua a preparare un menù adatto? Sei andato in palestra oggi? Ah, perfetto, quindi possiamo organizzare un bel pasto di recupero. Ok, ci vediamo tra poco, arriviamo con Luca e Teledeon. Possiamo salire? Sì, certo. Perfetto, grazie. Bentrovati cari spettatori e telespettatori de La Salute in Cucina. Oggi siamo a casa di Francesco. Grazie Francesco per averci accolti in casa tua. Grazie a voi. E allora, Titti, oggi che cosa prepariamo? L'abbiamo annunciato già nella nostra introduzione, ma ribadiamolo. Sì, oggi parliamo di alimentazione per lo sportivo. Mm-hmm. Nello specifico stiamo preparando un pasto adatto ad un recupero dopo un allenamento sportivo. Quindi si suppone che Francesco faccia sport. E infatti ho scelto apposta di venire qui a casa di mio cognato perché so che lui è uno sportivo doc. E Francesco, che fai? Dilettantistico, ma sportivo. E che fai? Qual è la tua attività? Io mi occupo di nuoto. Quindi ovviamente il mio sport preferito è il nuoto, ma faccio anche funzionale, sempre qui ad Andria, e sala pesi. Visto? Ma funzionale è una bella attività? Sì, sono tutte attività molto intense, infatti parliamo di attività che hanno un impegno, diciamo, a livello muscolare elevato, un'attività sicuramente anaerobica, tranne per il nuoto che può essere definita un'attività mista. Chiaramente in questi sport vengono sollecitati più muscoli. Assolutamente sì, le fibre muscolari vengono molto sollecitate durante l'attività fisica e questo è il motivo per cui dobbiamo fornire allo sportivo un adeguato introito di nutrienti dopo l'allenamento. Allora Titti, prima di elencarmi i principi generali dell'alimentazione per uno sportivo, sì. Francesco, ti chiedo com'è la tua alimentazione? Dici un po', poi chiediamo il parere della nutrizionista. Colazione abbondante con? È tendenzialmente molto varia, uh-huh. Perché non ho una colazione preimpostata, la classica latte e biscotti, ma cerco ogni giorno di cambiare, quindi utilizzando yogurt oppure latte di soia oppure porridge, cereali. Per quanto riguarda il pranzo invece cerco sempre lì di variare molto, però l'apporto del pranzo è più teso verso i carboidrati. Perché l'apporto giornaliero del pranzo, anche perché facendo un lavoro molto frenetico, essendo in giro, è difficile avere il giusto apporto di carboidrati, proteine, spuntini con frutta o piccoli panini, giusto? E poi la cena. Quelli durante la giornata. Durante la giornata sempre di frutta secca anche. Mm-hmm.
E poi la cena. E poi la cena, diciamo, la classica cena con il secondo. Secondo che può essere a base di uova piuttosto che di carne, oppure un pesce con verdura. È corretto questo, sì, diciamo, tipo di alimentazione? Abbastanza equilibrata, certo. Quali sono i principi generali dell'alimentazione per lo sportivo? Allora, l'alimentazione per lo sportivo non si discosta tanto rispetto ad un'alimentazione di un non sportivo per quanto riguarda la suddivisione dei macronutrienti. Cioè, ovvero, uno sportivo deve comunque assumere circa il 50-60% dei carboidrati, il 15-20% dei grassi e il 20% di proteine. Quindi questo dovrebbe essere, diciamo, la suddivisione. L'alimentazione dello sportivo non si differenzia molto in realtà rispetto ad un soggetto sano. Prevede comunque una suddivisione in macronutrienti secondo le linee guida, quindi un 50-60% di carboidrati, un 15-20% di proteine, un 20-25% di lipidi. Quello a cui bisogna porre proprio attenzione è l'introito alimentare prima dell'attività fisica, e quindi viene definito il pasto pre-gara o pre-allenamento. Certo. Il pasto da avere durante l'attività fisica, soprattutto se l'allenamento ha una durata maggiore di un'ora per quanto riguarda l'arco temporale, e il pasto invece da assumere al termine della gara o dell'allenamento, che viene definito pasto di recupero. Chiaro. Allora, Titti, oggi che cosa proponiamo? E poi ti farò altre domande. Certo. Allora, questo rappresenta un pasto di recupero, quindi un pasto, sì, che si fa al termine dell'allenamento. Post-gara. Un post-gara, sì, un post-allenamento, tipo dopo il funzionale. Per esempio, Francesco, esatto, torna a casa e può preparare un pancake utilizzando degli albumi d'uovo, una farina di avena e un pizzico, insomma, di lievito, che servirà appunto per il pancake. Per secondo utilizzeremo delle uova con un contorno di carote lesse, lupini e semi di zucca, di sesamo e di lino misti, il tutto condito con olio extravergine d'oliva. E per dolce invece utilizzeremo delle barrette a rapido assorbimento preparate con riso soffiato, mandorle tritate e mirtilli rossi disidratati, il tutto con uno sciroppo d'acero come dolcificante. E allora, da che cosa cominciamo oggi? Allora, iniziamo a bollire le nostre carote, che hanno bisogno di almeno 10 minuti di bollitura, e nel frattempo possiamo frullare gli albumi con la farina per preparare il pancake. Dovremmo però tagliare le carote a dadini come queste altre qui, vale, giusto? Io? Sì, perfetto. Vai, allora possiamo io tagliare le carote e bollirle. Faccio gli onori di casa. Francesco, nel frattempo ti chiedo, tu hai detto che conduci una vita abbastanza frenetica anche per il lavoro, sì, ma poi riesci a conciliare questo tipo di alimentazione con il tuo lavoro, con la frenesia del tuo lavoro? È tutta una questione di abitudine. Quindi se uno imposta la sua vita in un certo modo, cerca il più possibile di continuare ad abituarsi a quello stile di vita. Come anche per la palestra, se uno perde l'abitudine nell'andare in palestra, nello, certo, sport, tende a lasciarsi andare. Chiaro. E invece, e questa la faccio ad entrambi, però, sì, partiamo dall'esperienza, dalla quotidianità. Francesco, tu utilizzi integratori? No. Ok. Titti, è giusto? Sbagliato? Allora, sì. Allora, nel mondo dello sportivo esiste un capitolo veramente molto vasto per, sì, quanto riguarda l'integrazione, sì, e già il termine integratore fa riferimento ad un prodotto che va ad integrare eventuali carenze legate all'alimentazione. Quindi gli integratori, per esempio integratori a base di proteine, integratori anche a base di carnitine o altro, possono essere utilizzati se nell'alimentazione del soggetto in questione mancano questi ingredienti sotto l'apporto alimentare, cioè non vengono introdotti con la dieta, e quindi in alcune situazioni è necessario integrare. Ma questo sempre sotto il consiglio assolutamente di un medico, di un nutrizionista, perché anche gli integratori sono comunque sostanze non innocue, quindi possono comunque arrecare dei danni se assunti per un lungo periodo e non sotto controllo medico. Chiaro. Continuiamo. Allora, abbiamo messo le carote a bollire. A bollire, poi sì. Nel frattempo adesso possiamo utilizzare soltanto 4 albumi delle nostre uova e frullarle con la farina d'avena. Abbiamo quale utilizzato serve? Circa... Per un ignorante come me, per un profano dell'alimentazione come me, che cos'è l'albume? Allora, la parte bianca o la parte bianca? Rossa? L'albume è la parte bianca, quindi adesso frulliamo la parte bianca dell'uovo, che è la parte in effetti più proteica, con la farina d'avena. Okay. Sempre io. Però potremmo aprire l'uovo, così facciamo vedere anche ai nostri spettatori come si fa ad escludere la parte bianca dal rosso. Dicevamo, perché abbiamo scelto le uova? Allora, le uova sono sicuramente un esempio di proteine di elevato valore biologico. Elevato valore biologico vuol dire che contengono tutti gli aminoacidi essenziali nelle quantità ottimali per il nostro organismo. Assumere tutti gli aminoacidi essenziali
soprattutto dopo l'attività fisica, è fondamentale per ripristinare ovviamente il tessuto muscolare che abbiamo logorato durante lo sport. Ma non bisogna esagerare. Non bisogna esagerare, cioè, perché per se una sono... persona che mediamente... Quante volte fai sport alla settimana? 4 volte a settimana. Ecco, 4 volte a settimana. Possiamo mangiare uova ogni giorno, ogni volta che facciamo sport? Allora, l'uovo generalmente sì, si potrebbe utilizzare anche ogni giorno. Ci sono anche perché, contrariamente a quanto si pensi, che faccia aumentare i livelli di colesterolo nel sangue, questo è un falso mito, perché è stato dimostrato che la lecitina presente nel tuorlo d'uovo, che è la parte più grassa, in effetti più ricca di colesterolo, va ad inibire l'assorbimento del colesterolo dell'uovo stesso. E quindi non abbiamo il problema sul colesterolo. In questo specifico caso, noi invece andiamo comunque a togliere la parte più grassa, quindi la parte lipidica, e sfruttiamo soltanto gli albumi, che sono la parte più proteica, che sono appunto adatti nel recupero. Ora, che facciamo? Adesso possiamo mischiare gli albumi con la farina d'avena, anche questa un po' più proteica della media, e frullarli con il nostro frullatore elettrico che abbiamo di là in cucina insieme al lievito. Perfetto. Procedo io. Perfetto. Puoi procedere, Francesco. Nel frattempo, Titti, ti chiedo, noi stiamo utilizzando il pancake per la preparazione di una sorta di primo, sì, giusto? Diciamo sì, dovrebbe essere il nostro pane praticamente, da accompagnare al secondo. Di solito però si utilizza anche per la colazione il pancake, esattamente, giusto? Sì, allora il concetto anche da diciamo suggerire a voi che ci state ascoltando per lo sportivo è che l'introito proteico, è vero che noi lo utilizziamo dopo nel recupero, ma deve essere suddiviso in maniera equa durante le 24 ore per favorire diciamo un anabolismo a livello muscolare, quindi per migliorare il tono. In effetti ogni pasto dovrebbe contenere mediamente dal 25 ai 30 grammi di proteine. Ogni pasto, ogni quindi pasto, colazione, pranzo, anche per la colazione. Ecco perché la necessità di introdurre spesso anche a colazione degli alimenti un po' più proteici come un pancake. In quel caso il pancake accompagnato con? A colazione possiamo utilizzare della marmellata o del miele, e quindi comunque dei carboidrati a rapido assorbimento. Ma possiamo utilizzare anche crema di cioccolato? Sì, esistono delle creme di cioccolato, creme di nocciola molto valide sotto il profilo degli ingredienti. È importante che il primo ingrediente nell'etichetta sia la nocciola, e poi andiamo ad utilizzare ovviamente il cacao e come ultimo ingrediente lo zucchero e il burro. Visto che ci sei, e poi proseguiamo con il nostro menù. Sì. Olio di palma sì, olio di palma no? Allora, l'olio di palma non è necessario nella nostra alimentazione. Noi proveniamo da una cultura mediterranea in cui non utilizziamo l'olio di palma nelle nostre ricette, ma utilizziamo l'olio extravergine d'oliva. L'olio di palma si trova però nei prodotti conservati, ovviamente nei prodotti industriali. Anche su quello le aziende si stanno comunque aggiornando e stanno evitando l'olio di palma a favore di altri oli, come per esempio gli oli di girasole, che sono comunque più innocui rispetto all'olio di palma, che è un grasso aterogeno. Ok, allora Francesco, se hai finito, raggiungici così vediamo un po' il composto come è venuto, lo facciamo vedere anche ai nostri spettatori. Vediamo un po'. Ci hai aggiunto un pizzico di sale, perché come stavamo dicendo ci stiamo dedicando alla preparazione di un pancake salato. Esatto, nel dolce. Che va a sostituire un po' il pane. Sì. Titti, come procediamo ora? Allora, adesso con questa padella possiamo, diciamo anche di là, possiamo direttamente mettere un po' di olio, riscaldarlo. Mettiamolo qui, così capiamo anche la quantità. Nel frattempo stanno bollendo le carote. Sì. Quanto devono bollire? Allora, le carote lesse possono essere cucinate per un tempo di massimo 10 minuti. Sì. Considerate che abbiamo scelto la carota proprio come tipo di verdura post-allenamento, perché la carota è molto zuccherina. Nel post-allenamento serve un tenore glucidico alto, ma soprattutto servono zuccheri a rapido assorbimento, quindi vengono definiti carboidrati ad alto indice glicemico. Le carote, quando le andiamo a bollire, aumentano l'indice glicemico. Chiaro. Perché vi è una proprio cristallizzazione dell'amido in superficie. Aspetta, Francesco, aspetta. Sì, lo dobbiamo prima riscaldare sul gas e poi possiamo versare il nostro composto. Perfetto. Possiamo allora farlo di là. Sì, ok, può farlo Francesco. Quindi dicevo, le carote lesse, così come le barbabietole rosse, anche delle bietole lesse, cioè sono tutte verdure adatte ad un pasto di recupero, a differenza della verdura cruda, perché questa cristallizzazione degli zuccheri in superficie determina una velocità di assorbimento rapida, e lo sportivo dopo l'attività fisica ha bisogno di recuperare velocemente il glicogeno a livello muscolare che ha sfruttato durante l'allenamento, e quindi queste verdure sono un esempio di rapido assorbimento. Allora, ho visto che Francesco ha appena messo sul gas un po' a friggere l'olio, giusto? Sta friggendo. Lo sta giusto riscaldando un attimo. E quanto tempo dovrà stare lì?
un minuto per, per l'olio. Ora perfetto, possiamo subito aggiungere con un mestolo la quantità per fare un pancake, e due okay, minuti da un lato e due minuti dall'altro. Perfetto. Il pancake poi è pronto. Possiamo anche utilizzare un coperchio proprio per favorire la cottura in tempi più rapidi. Bene, bene, bene. Allora, in apertura, Titti, tu ci hai detto che questa è un'alimentazione post-gara. Sì, esatto. Ma prima dell'allenamento, che cosa dobbiamo mangiare? Allora, prima dell'allenamento sono assolutamente sconsigliate le proteine, quindi spesso molti sportivi, anche nel mio studio, insomma, ci sono dei ragazzi che utilizzano il famoso pane con la bresaola, il pane col formaggio, cioè utilizzano delle proteine prima dell'allenamento pensando di aiutarsi a livello muscolare. Mm-hmm. In realtà è esattamente il contrario, perché le proteine hanno un tempo di digestione lungo di 3-4 ore. Questo va ad appesantire, chiaro, l'apparato digerente ed è implicato nella, diciamo, nella sensazione poi di fatica, di affaticamento durante la gara o durante l'allenamento. Sono invece indicati prima dell'allenamento soltanto dei carboidrati a lento assorbimento, quindi per esempio dei crackers integrali, del pane integrale o della pasta, dipende dall'orario poi ovviamente in cui si fa attività fisica. Chiaro. Con condimenti leggeri, con la frutta, tutti i carboidrati a lento assorbimento, perché dobbiamo stimolare poco l'insulina. L'insulina viene definita un ormone anti-attività fisica, cioè se mi aumenta l'insulina prima di un allenamento, io subito avrò un'ipoglicemia, avrò i crampi allo stomaco per la sensazione di fame, avrò un senso di debolezza e quindi questo va a ridurre la performance poi sportiva. Quindi dobbiamo assumere che cosa? Dobbiamo assumere in base all'orario della giornata o del pane integrale anche condito o del pane con la marmellata o una pasta con delle verdure o con un condimento leggero più frutta, solo carboidrati. Questo si fa un'ora, due ore prima dell'attività fisica. Francesco, mentre monitori i pancake, tu... oppure no, puoi monitorarli? Sì, vado a controllare, okay. Sì. Ti faccio qualche... Mi fa saltare di spadella. Ti faccio qualche domanda. Tu che cosa assumi prima dell'attività fisica? Che mangi? Tendo ad assumere tendenzialmente pane o un tarallo, comunque qualcosa per... carboidrati. Sì, carboidrati. E post allenamento un frutto. Un frutto, questo quindi è... zuccheri, quindi sì. Zuccheri. Titti, perché li assimili più in fretta. Allora, Titti, sono pronti i pancake? Da un lato sì, è più o meno quasi pronto, ora dobbiamo praticamente capovolgere. Va bene, nell'attesa, procedo. Tu puoi procedere, nell'attesa, Titti, ti chiedo, Francesco ci ha detto che dopo l'allenamento assume anche qualche sì, frutto, in effetti quindi stavo zuccheri. Sentendo. Allora sì, lo ci zucchero sta. È indicato dopo l'allenamento, ma dobbiamo suddividere, ovviamente abbiamo detto prima, carboidrati a basso indice glicemico prima, carboidrati ad alto indice glicemico dopo, associati però sempre ad una proteina, perché sì, dobbiamo poi recuperare, chiaro, le proteine che abbiamo logorato, associato sempre a delle verdure per il recupero dei sali minerali e associato ad un frutto sempre per il recupero ovviamente degli zuccheri semplici. La frutta adatta dopo potrebbe essere la banana, la frutta adatta prima può essere una mela, una pera. Questo cambia, questo criterio, in base all'indice glicemico degli alimenti. Se un atleta fa attività sportiva, un atleta come me chiaramente a livello molto amatoriale, fa attività fisica, che ne so, alle 9 di sera. Alle 21, alle per 21, esempio, quindi sì, alle 21. Ma, che ne so, un'ora d'allenamento e quindi sono già le 22, finché torno a casa sono le 10 e mezza, le 11. Sì. Allora lì che mangio? Anche perché subito dopo andrò a dormire. Esatto, allora si deve comunque sempre cenare dopo l'attività fisica, chiaro, quindi il recupero deve essere sempre fatto. A discrezione del soggetto, se manca la possibilità concreta di fermarsi a cenare, questo è un caso per esempio in cui possono essere consigliate delle integrazioni a livello proteico, chiaro, se si evita magari di fermarsi a mangiare la carne o il pesce o le uova, e quindi questi sono dei casi particolari. Però se il soggetto se la sente, torna a casa e vuole cenare, può utilizzare tranquillamente del pane bianco, quindi un prodotto veloce di, sì, facile consumo, un secondo anche a base di carne o a base di pesce o a base di formaggio, insomma prodotti completi sotto il profilo proteico, più verdura, chiaro, e frutta. Quindi il pasto deve essere completo dopo l'attività fisica. Francesco, è pronto il pancake? Sì. Ok, raggiungici, così lo facciamo vedere ai nostri spettatori. Eccolo qua. Bell'aspetto. Questo qui,
Come lo fondiamo? Allora, ecco, questo qui dopo lo dobbiamo accompagnare ai nostri contorni e all'uovo che andremo tra poco a preparare. Bene, nel frattempo possiamo anche scolare sì, le anche le carote sono pronte, carote. Si sono già passati i nostri 10 minuti, okay. Così le possiamo condire anche qui a tavola con i lupini che abbiamo, diciamo, scelto proprio perché sono dei legumi ricchi di proteine e la nostra, i nostri semi oleosi. Classici. In particolare per lo sportivo sono più adatti i semi di sesamo perché ricchi di calcio. Il calcio è un minerale essenziale per la contrazione muscoloscheletrica. Sì. Non ha fatto in passato, non a caso, in passato addirittura, vi riferisco a tanti anni fa, venivano considerate sostanze dopanti i semi di sesamo e quindi chi veniva trovato in possesso veniva addirittura escluso dalle gare. Qui abbiamo anche le carote. Ecco qui. Perfetto. Quindi oggi possiamo... No, assolutamente, mi riferisco ai tempi, diciamo, dell'antica Grecia, periodi molto molto lontani. Quindi questo è il nostro contorno che possiamo già impiattare con i lupini e con i nostri semi misti. Ok. Il tutto con olio, ovviamente, extravergine d'oliva. Ma che bello aspetto, ma ci possiamo aggiungere anche il limone o no? Assolutamente sì, in base ai gusti, limone o aceto, assolutamente sono aceto indicati. Di mele? Sì, qualsiasi tipo di aceto in realtà, io suggerirei il limone in questo caso, però dopo l'attività fisica per effetto alcalinizzante, dato che comunque l'attività fisica porta sempre ad un'acidosi tissutale, quindi è importante comunque poi ripristinarla con prodotti un po' alcalini. Bene, procediamo. Adesso invece prepariamo le nostre barrette che hanno bisogno di un tempo di refrigerazione di circa mezz'ora, quindi prendiamo tutti questi ingredienti, abbiamo il riso soffiato, i nostri mirtilli e le mandorle sono tutti prodotti a rapido assorbimento e le mandorle aumentano la quota proteica della nostra barretta e lo sciroppo d'agave, quindi ora portiamo tutto di là in padella, Francesco si aiuti. Ok, allora mettiamo prima il nostro sciroppo. Deve diventare bollente. Sì, quanti minuti? 2 minuti, il tempo che diventi caldo. Quando è diventato caldo, possiamo aggiungere il riso soffiato. Ok. Stiamo praticamente cuocendo il nostro sciroppo con il riso. Lo sciroppo ovviamente perché è uno zucchero che ha un assorbimento rapido, quindi ci serve una barretta che abbia una rapidità di assorbimento. Lasciamo 2 minuti e poi aggiungiamo il mix di mandorle e mirtilli. Quindi è molto rapido come sì, dolce. Sì, è molto veloce. Perfetto. Tutto questo, Titti, viene assunto quante ore prima di andare a dormire, andare a nanna? Allora, generalmente l'orario ideale per una cena è intorno alle 20, 20 e 30, per lasciare proprio il tempo alla digestione di essere completata prima di andare a dormire. Chiaro. Okay. Allora, adesso in questo contenitore lasciamo cuocere giusto altri 2 minuti e poi versiamo tutto in questa ciotola. Sì. Ok, si può versare. Ok, vai. Sempre con il cucchiaio poi rendiamo il composto il più compatto possibile, quindi si cerca comunque di schiacciarlo. Un attimo che prendo anche io, ti aiuto. Allora, c'è anche un bel aspetto. Schiaccia. Aiutiamoci anche con la carta perché brucia, ovviamente molto bollente, quindi usiamo dei guanti o anche della carta. E questo qui ora deve stare in frigo? Anche nel freezer, così possiamo velocizzare i tempi. Perfetto, quindi lo possiamo mettere in freezer e dopo taglieremo una fetta, insomma, del nostro dolce che è una barretta. Chiaro. Questa barretta può essere utilizzata anche per esempio come pasto di recupero dopo l'allenamento, quando si è troppo distanti dall'orario di cena per esempio. Quindi possiamo utilizzare solo questa barretta accompagnata con un frutto e poi posticipare la cena anche a distanza di 4-5 ore dall'allenamento. Dunque l'unica cosa che manca nel nostro menù è il secondo. Esatto. Che facciamo? Infatti, allora Francesco possiamo adesso, se mi dai una mano, anzi lo
lo fate insieme? Sì, visto che sono due le uova. Ok, potete dividere, come abbiamo fatto prima, il bianco dal rosso, quindi l'albume dal tuorlo, perché utilizzeremo soltanto gli albumi per frullarli di lì montandoli a neve. Voglio sottolineare che la quantità proteica è importante per lo sportivo, ma che eccessi di proteine non portano a migliorare né la performance sportiva né l'anabolismo a livello muscolare, perché c'è una quantità proteica stimata proprio da calcoli, che sono massimo 2 grammi per chilo di peso corporeo, al di sopra della quale non abbiamo nessun vantaggio. L'eccesso delle proteine non può essere conservato nel nostro organismo, ma viene eliminato per via renale, con gravi danni alla funzionalità renale se prolungati nel tempo. Quindi attenzione a non esagerare con le quantità delle proteine. Noi oggi stiamo facendo un menù più carico. Sì, possiamo andare di là, sì, per frullarlo. Un po' più carico sotto l'aspetto proteico, ma ovviamente le proteine poi devono essere bilanciate nelle 24 ore per evitare degli eccessi. Senti Titti, ma se l'allenamento è troppo lungo, è tanto lungo, non troppo, tanto lungo, durante l'allenamento possiamo assumere qualcosa? Allora, bisogna assumere qualcosa. Se l'attività fisica dura più di un'ora, in ordine noi andremo prima a bruciare lo zucchero circolante, la glicemia, dopo 10 minuti. Fino ai 20 minuti poi andiamo a bruciare il glicogeno nei muscoli, che è uno zucchero, è il motivo per cui è importante mangiare tanti carboidrati quando si fa attività fisica. Dopo 40 minuti iniziamo a bruciare i grassi, quindi i lipidi, si attiva la lipolisi. Dopodiché, dopo 50 minuti andiamo a prendere energia dai muscoli. Questa cosa deve essere evitata. Ecco perché ogni 50 minuti di attività fisica bisogna fare delle integrazioni di zucchero a rapido assorbimento. Esistono dei gel, per esempio di glucosio, già pronti, oppure possiamo utilizzare delle barrette come quelle che abbiamo preparato, che sono a rapido assorbimento, o anche della frutta tipo il fruttosio, perché il fruttosio non stimola molto l'insulina, che è un ormone, abbiamo visto, anti attività fisica. Tu hai scelto lo sciroppo d'agave. Sì, in realtà potremmo prendere anche il miele, uno sciroppo d'acero, sì, comunque degli zuccheri meno raffinati rispetto al saccarosio. Ok. Invece tutto questo rosso dell'uovo che abbiamo escluso, poi possiamo utilizzarlo nella nostra alimentazione, sì, proprio per evitare lo spreco alimentare. Sì, assolutamente, possiamo magari utilizzarlo anche per fare una crema o per preparare una frittata aggiungendo delle verdure o altri ingredienti. Allora Francesco, ti chiedo di raggiungerci così facciamo vedere tutti i nostri spettatori. Per impiattamento. Perfetto. Questa viene definita nuvola di uova, in effetti, questa ricetta. In effetti l'aspetto è proprio quello lì. Allora, adesso appoggiamo la schiuma, diciamo l'albume. Visto che abbiamo diversi tuorli che andremo ad aggiungere poi dopo in forno, possiamo preparare 4 nuvole. Sì. Mettiamo una qui. Ok. Perfetto, l'unica accortezza che dobbiamo avere è adesso a creare una piccola base qui al centro dove andremo poi ad appoggiare il nostro tuorlo. Ok, perché abbiamo scelto di farlo in forno? Uovo al tegamino. Esatto. E in effetti il senso era proprio quello, perché l'uovo viene a volte evitato nella nostra cucina perché viene ritenuto banale, no? Come ingrediente, un ingrediente comunque povero. Invece volevo dimostrare in questa ricetta che anche l'uovo può essere scenografico se cucinato in un certo modo. Anche l'occhio vuole la sua parte. Sì. Ora lo andiamo a infornare per 2 minuti nel forno che abbiamo già acceso a 200 gradi. Ok. Dopo 2 minuti andremo ad aggiungere il tuorlo al centro delle nostre nuvole e il nostro secondo può essere poi così servito. Dunque sono passati 4 minuti totali circa. Sì, più o meno sì. E le nostre uova sono nuvola, pronte. Sono ecco pronte. Vai Francesco, faccele vedere. Ma che belle. Ma che belle. Di uova. E allora queste qui poi vanno accompagnate. Sì, possiamo tagliare una fetta del nostro pancake. Sì.
e accompagnare appunto come se fosse del pane, un pane un po' più proteico ovviamente, ciao, accanto alle nostre uova. Ecco qua. Senti Titti, ma okay, abbiamo detto che le uova sono proteine, insomma, stiamo assumendo proteine. Sì, sono proteine quando... di elevato valore biologico proprio perché ricche di amminoacidi essenziali, abbiamo visto. Ecco, ma chi è vegetariano? Sì. Che non... cosa può assumere? Cioè, che cosa può utilizzare? Certo, no, non c'è nessun problema. Ovviamente il vegetariano può utilizzare una miscela di legumi, quindi ceci, fagioli e lenticchie, sempre abbinati a dei cereali, quindi riso, farro, orzo, perché il mix di cereali e legumi determinano un mix di amminoacidi completi sotto il profilo proteico, quindi sono tanto validi quanto l'uovo, quanto una carne. Dunque, a conti fatti, Titti, ci manca soltanto il dessert. Il dessert, sì, era nel freezer, era giusto nel freezer. Francesco? Lo prendo subito. Possiamo prenderlo. Il nostro dessert, ripetiamo, è costituito da una barretta a base di riso soffiato, con frutta secca, con mandorle e frutti rossi. Ovviamente in base ai vostri gusti potete variare gli ingredienti, possiamo metterci del cocco, delle bacche di goji, possiamo metterci delle albicocche disidratate, insomma ognuno veramente può prepararle come meglio crede. E allora il nostro menù è pronto, grazie ancora una volta Francesco per averci accolti, per averci ospitati in casa tua, grazie anche a te Titti. Grazie a voi. Vi ricordo che potete... Vi ricordo che potete rivedere queste puntate sui nostri canali social e quindi su YouTube e poi anche sul nostro sito internet teledeon.it, siamo anche su Facebook, insomma siamo ovunque. Arrivederci alla prossima puntata. Pancake proteico. Frullare gli albumi con la farina di avena ed aggiungere un po' di lievito. Ottenuto un composto omogeneo, versarlo in una padella oleata e cuocere per 2 minuti per lato. Insalata di lupini e carote lesse. Cuocere le carote in acqua salata per 10 minuti e condirli con olio extravergine d'oliva, lupini e semi di sesamo. Nuvola di uova. Montare a neve gli albumi e infornarli in forno preriscaldato a 180 gradi per 3 minuti. Aggiungere il tuorlo e reinfornare per altri 2 minuti. Barrette ai mirtilli disidratati. Riscaldare in una padella lo sciroppo d'acero ed aggiungere i fiocchi di riso soffiati. Una volta addensati, inserire le mandorle sminuzzate, i mirtilli e compattare il tutto con una carta da forno. Mettere nel freezer per circa 1 ora.